Buongiorno, benvenuti al primo capitolo del corso Insegna l'Orienteering promosso dalla Federazione Italiana Sport Orientamento. Oggi partiamo andando a vedere quelle che sono le attività che possiamo proporre in palestra. Perché partiamo dalla palestra che sembra uno spazio così banale e piccolo? Beh, in primo luogo perché la palestra è disponibile in circa tutte le scuole e possiamo sfruttarla quando abbiamo poco tempo e magari con un meteo avverso. In secondo luogo, realizzare una mappa della palestra è piuttosto semplice, quindi con poche mosse tutti gli insegnanti sono in grado di realizzarla senza dover andare a chiedere il supporto esterno di un cartografo professionista. E vedremo che potremo realizzare delle attività assolutamente interessanti e non banali. Partiamo subito con alcune semplici mosse per realizzare la mappa da orienteering. Partiamo quindi da vedere come realizzare la mappa della palestra. Dobbiamo avere una base da cui partire. Nei casi più fortunati, la nostra scuola avrà a disposizione un piano antincendio o una mappa catastale o qualche tipo di mappa, in cui quantomeno avremo già le misure in proporzione, delle dimensioni della stanza, della palestra o addirittura di alcune linee. In caso contrario, possiamo tranquillamente partire da un foglio a quadretti, un foglio di carta millimetrata e andando a definire quella che è la scala che utilizzeremo nel nostro disegno, andare a prendere tutte le varie misure. Quindi, prese le misure di tutto quello che troviamo nella nostra palestra di fisso, quindi le linee dei campi, gli oggetti che possono essere delle spalliere piuttosto che le pertiche, piuttosto che le porte, le finestre e quant'altro, lo andiamo a riportare in scala sulla nostra mappa. Come vedete, è una mappa molto semplice, non ha una simbologia particolare, semplicemente sono riportati con una linea nera più o meno spessa o con dei simboli comunque sempre solo in bianco e nero tutti i vari oggetti e non è neanche necessario fare una leggenda perché, è davvero tutto molto intuitivo. Vedete che la mappa non è necessariamente orientata a nord e in questo caso è indicata la scala, ma non è fondamentale, piuttosto cerchiamo di utilizzare tutto lo spazio disponibile sul nostro foglio per fare la mappa il più grande possibile. Bene, ora che abbiamo la mappa, cos'altro ci serve per fare orienteering in palestra? Delle lanterne. In questo caso non utilizziamo le classiche lanterne tridimensionali perché sarebbero effettivamente troppo grandi e nonché anche difficili da appendere, da utilizzare in palestra, ma ne utilizziamo una versione mignon che possiamo realizzare fai da te a casa, che sono delle piccole lanternine bidimensionali che possono essere a colori o anche in bianco e nero di circa 5-7 cm, che andiamo ad appiccicare nei punti esatti in cui vogliamo posizionarle. Questo non tanto perché le dobbiamo nascondere, ma perché riusciamo a posizionarle nel punto esatto, che può essere l'incrocio di una linea, piuttosto che lo spessore di una spalliera o quant'altro, ma soprattutto riusciamo a fare in modo che siano visibili solo nel momento in cui l'alunno effettivamente arriva nel punto in cui la deve trovare. Come vedete, non abbiamo un sistema di punzonatura con i punzoni o quant'altro, ma utilizziamo proprio il codice che troviamo scritto su ciascuna lanterna, che sarà ovviamente diverso, come sistema di controllo. Quindi all'inizio i ragazzi non sanno ogni lanterna che codice ha e il copiare il codice che trovano effettivamente su ognuna lanterna sarà il nostro metodo di controllo della punzonatura di ciascuna lanterna. Bene, proseguiamo adesso con la progressione didattica, ovvero una serie di esercizi dal più semplice ad andare via via a complicare le cose che possiamo presentare in un'attività in palestra.
Il primo esercizio che viene proposto è la sequenza libera. Come vedete, sulla mappa abbiamo indicate un certo numero di lanterne, ognuna con il proprio numero progressivo di fianco, ma che sono disposte in ordine sparso. Quindi lo scopo sarà di andarle a trovare tutte, scegliendo in autonomia il percorso da fare, quindi non dovendo seguire il numero cronologico delle lanterne, ma potendole fare, diciamo, in disordine. Qual è la cosa positiva, i pro di questo tipo di attività? Beh, sicuramente in primo luogo che tutti gli studenti lavorano contemporaneamente, quindi non abbiamo dei tempi morti. E inoltre sarà necessaria un po' di strategia negli alunni per evitare di andare tutti contemporaneamente sugli stessi punti di controllo, per evitare del caos intorno alla lanterna e del tempo perso, ma andando un po' a vedere quello che fanno i compagni e andandosi a muovere nello spazio in maniera un po' disomogenea. Purtroppo è un esercizio che è molto veloce, molto corto, quindi lo possiamo considerare per non più di una decina di minuti, con eventualmente anche il controllo finale, ma è un'attività molto corta. Il passaggio successivo alla sequenza libera è la sequenza obbligatoria. In questo caso vedete che le lanterne sono numerate sempre con un numero progressivo, ma in questo caso sono unite da una linea che fa seguire un determinato percorso, e che è il metodo classico con cui poi vengono affrontate delle gare di orienteering. In questo caso appunto è un percorso fatto proprio come nelle gare, e quindi può essere anche di per sé un po' più lungo, perché non necessariamente gli facciamo fare il percorso più veloce possibile nello spazio in cui ci troviamo della palestra. Ha dei contro. In primo luogo, è ovviamente necessario che gli studenti partano a cronometro, quindi non tutti insieme, quindi ci saranno dei momenti in cui lavoreranno alcuni studenti, altri dovranno aspettare. E inoltre, diciamo, è un'attività in cui gli studenti, volendo, possono fare un po' i furbetti. Come vedete, in questo caso, per rendere l'attività più interessante, un po' più lunga, il percorso ha degli incroci. Quindi alcune lanterne, se uno è scorretto, le può fare prima di farne altre. Per esempio, dalla 8, invece di fare il percorso corretto, potrebbe decidere di passare prima alla 11, poi fare 10 e 9, dal 9 passare direttamente alla 12, facendo un percorso più corto. Quindi in questo caso è necessario o avere quattro occhi e avere un po' di controllo di quello che sta succedendo, oppure sperare nel buon senso e nel fair play degli studenti nello svolgere l'attività nel modo corretto. Bene, queste sono le due attività classiche che possiamo fare in palestra, ma possiamo assolutamente aumentare la difficoltà degli esercizi. Vediamo come. Il primo metodo è quello di aggiungere delle lanterne false o comunque tante lanterne nella palestra. E come mettiamo queste lanterne? Beh, possiamo metterle in tantissimi modi, possiamo metterle a random, abbastanza a caso, in tutta la palestra, ma possiamo sfruttare dei metodi per rendere le cose un po' più difficili, ovvero per esempio sfruttare o delle punti molto vicini, come può essere il 34 e il 35, che sono su una spalliera in due punti diversi, o possiamo sfruttare per esempio il 40 e il 41, che anche qui se lo studente è disattento, magari non guarda esattamente quale delle due è quella giusta sua, oppure possiamo sfruttare delle situazioni di specularità per cui se lo studente ha la mappa orientata nel modo sbagliato, a 180 gradi diversa, non si accorge dell'errore. Per esempio, se
La 36 e la 37, come vedete, sono assolutamente opposte, ma nello stesso punto, quindi se noi abbiamo la mappa orientata a 180 gradi al contrario, ci torna tutto, è tutto giusto, ma andiamo a punzonare la lanterna sbagliata. Ovviamente, in un'attività del genere, sulla mappa dello studente noi non avremo messo tutte le lanterne, ne avremo messe solo alcune. E quindi loro nel momento che faranno l'esercizio sapranno o non sapranno, ma si troveranno più lanterne di quelle che hanno sulla loro mappa, che è effettivamente quello che succede in una gara vera da orienteering quando non ci sono solo le lanterne del proprio percorso, ma magari ci sono anche lanterne di altre categorie. E quindi in questo caso è necessaria un'attenzione maggiore durante l'esecuzione. Possiamo sfruttare queste tante lanterne anche per fare dei percorsi a sequenza obbligatoria, simili ma diversi, quindi potendo far partire più studenti contemporaneamente e facendogli dei percorsi che magari hanno alcune lanterne uguali e alcune lanterne diverse, magari messe vicine, che appunto devono guardare molto bene la mappa per capire qual è la loro lanterna giusta. Il passaggio successivo è molto divertente, ma inizia a occupare un po' più di tempo, è quello di aumentare la difficoltà della mappa in sé, quindi andando a inserire degli oggetti in più sulla mappa e nella realtà. In questo caso abbiamo inserito nella palestra dei cerchi, dei tappeti, degli ostacolini, delle panche, eccetera. Ovviamente questo esercizio ci permette di aumentare la difficoltà della mappa, quindi di aumentare la lettura e presumibilmente di rendere le tempistiche un po' più lunghe. È necessario però un lavoro di disegno degli oggetti nella mappa e di predisposizione della palestra. Quindi è un lavoro che può fare l'insegnante, ma è un lavoro che può anche essere fatto dagli studenti, magari dell'ora precedente, piuttosto che chi non sta facendo l'attività e può però aiutare, anche perché il lavoro stesso di andare a posizionare gli oggetti nel punto giusto di come sono disegnati in mappa, oppure viceversa, andare a disegnare sulla mappa degli oggetti avendo solo la base delle linee non è così semplice perché bisogna tener conto della forma, della posizione, della dimensione degli oggetti. Ulteriore passaggio, possiamo andare ad inserire dei recinti per andare a creare una specie di labirinto. Vedete in questo caso che abbiamo delle linee con dei piccoli trattini che vanno a creare una specie di labirinto ulteriore sullo sfondo delle linee del campo. Volendo, possiamo poi togliere le linee del campo e quindi fornire ai ragazzi una mappa con semplicemente, diciamo, il labirinto e loro si devono muovere, fare il percorso classico, però andando a considerare che ci sono, degli oggetti che sono non attraversabili e quindi dovranno trovare la strada migliore, proprio come in un labirinto. Questa attività è molto interessante perché va a introdurre gli elementi non attraversabili nella mappa, che tra l'altro sono indicati con lo stesso simbolo che poi troveranno effettivamente nelle mappe d'orienteering per indicare i recinti non attraversabili, ovvero quindi una linea nera spessa con due baffetti vicini. Questo è importante perché imparare quali sono gli oggetti non attraversabili è una delle cose fondamentali per poi poter essere tranquilli e sicuri di fare una buona attività anche all'aperto.
Come prima è necessario però un lavoro di disegno degli oggetti nella mappa e poi di disposizione nella palestra non indifferente. Andiamo a vedere questo piccolo video in cui vedete la realizzazione dell'esercizio che avete visto nella mappa prima. Vedete che il recinto è stato indicato semplicemente nella realtà con delle bandelle che sono state tirate tra delle sedie e dei paletti. E gli studenti si devono muovere andando a non attraversare o non scavalcare queste fettucce. Bene, siamo giunti al termine di questo primo capitolo. Spero che vi sia stato utile, che vi abbia dato degli spunti per fare dell'attività in palestra. Vi aspettiamo per i prossimi capitoli legati ad altri fattori interessanti dell'orienteering. Ciao!